Buon pomeriggio, buongiorno a tutti, giovedì 1 luglio, iniziamo il mese con una nuova destination, come sapete parliamo anche oggi di formazione, puntuali come una giornalista, anzi abbiamo anticipato di un quarto d'ora proprio perché Enrico sta tenendo un corso di formazione in aula, è tornato a fare formazione in aula, quindi ci ha dedicato questi 45 minuti, quindi ti ringrazio innanzitutto Enrico per la disponibilità. E proprio quindi direi di non perdere tempo, iniziare subito a conoscere i nostri ospiti. È la 38ª puntata, chi ci segue da un po' la conosce già, quindi se avete qualche domanda fatela pure in diretta, poi dopo io la presenterò ai nostri ospiti. Senza indugiare troppo, visto che siete già collegati in parecchi, inizierei a presentare i nostri ospiti, che sono Enrico Carugo di Remas Class. Ciao Enrico, benvenuto. Ciao, ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Andrea Minuti, anche lui un top producer di Remax Quality House di Viareggio, giusto? Buongiorno. Che però non Sì. lavora a Viareggio, dopo ci dirà dove lavora. E Michele Zampieri dell'agenzia ABC Case di Padova. Ciao, ciao a Okay. tutti. Innanzitutto grazie ancora per la vostra disponibilità. Allora, partiamo subito così non perdiamo tempo. Io direi di partire con Michele, l'ultimo che ho presentato. Ti va di raccontarci un po' chi sei, da quanto operi nel settore immobiliare, da quanto sei in Rema, insomma, una breve descrizione di te, giusto per presentarti ai nostri ospiti. Sì, grazie intanto Luca per l'invito e mi fa molto piacere essere qui con voi oggi. Io sono un agente immobiliare dal 1990, gennaio, quindi 31 anni quest'anno di attività. Da 24 anni sono in Remax e poi mi occupo di formazione per Remax dal 2006. Quindi hai esattamente un anno dopo che è stata fondata Remax in Italia, sei andato a far parte dell'azienda. Sì, sono uno dei pionieri, così dicono. È vero, si chiamano così. Perfetto. Enrico? Ciao, io sono un po' meno pioniere di Michele, non volevo dire meno vecchio perché non era carino, però. Io sono in Remax ormai dal 2007 e lavoro alla Remax Class, agenzia di Rho e Milano. Io principalmente mi divido tra Rho e Milano, le altre filiali ci passo meno. Faccio formazione per Remax dal 2012. Sono contento di essere qua con Michele, che non è per lecchinaggine, ma è stato il formatore che mi ha insegnato di più e mi ha instradato a fare questo lavoro da agente immobiliare. E poi che ho un po' copiato, un po' tanto anche come formatore. E poi sono contento di essere qua con tre amici, oltre che colleghi. Sì, tra l'altro è stata una settimana super divertente, infatti ho scritto anche nel post perché abbiamo creato questo gruppo in cui ci scambiavamo, è stato uno spasso perché hai detto bene Enrico, oltre che colleghi siamo amici, ci si Sì. diverte, ci si scambiano opinioni, confronti, ho scoperto nuovi autori, nuovi formatori, bello, bello, bello. Vabbè, poi non entro nel particolare. Andrea. Eccomi qua, io quando Michele entrava in Remax andavo ancora a scuola, ma non voglio offenderlo, nel senso della parzialità. Anch'io, anch'io. Ma lo vedo che non ci deve rimanere male Michele. Michele, io se vedete come ho memorizzato sul nome di Michele, Michele è il maestro, quindi è il mio maestro, lo chiamo il maestro. E non puoi dire di no Michele, perché è vero, quindi se sono a far danni è anche colpa sua. Sono in Remax dal 2015, e da un paio d'anni nella formazione Remax, lavoro per la Quality House, cioè sono in Quality House con Nicole e Roberto a Viareggio, però io faccio il mio business nella Valdera, che è il regno delle zanzare e della nebbia, quindi a 40-50 km dal mare, non pensate che sia, qui c'è parte l'abbronzatura, ma quella perché è di riflesso. C'è il nostro Carlo Conti, Andrea. Vabbè. Ci posso fare ogni tanto. C'ho la melatonina che è melanina, no, melatonina, melanina. No, la melanina, sì, un po' più Bene. sviluppata quindi. E Comunque, niente. Andrea, se durante la diretta passano i tuoi cuccioli, facceli Sì, vedere. li ho dati in gestione al figlio perché sennò Ah, ormai ok. poi li facciamo vedere, però non è un Dai, problema volentieri, assolutamente. volentieri. Allora, entriamo un po' nel vivo. Ti va magari di raccontarci, Michele, e poi un po' a turno,
quali sono i corsi che erogate. Noi settimana scorsa abbiamo incontrato Alda del Core, Paolo Caputo e Carola Valenza e abbiamo fatto un approfondimento sul career. So che voi, oltre al career, fate anche altri corsi, quindi se vi va un po' di raccontarci che altri corsi erogate per i nostri affiliati. Cominciare con Michele. Sì, allora, io mi occupo di anche del corso gestione obiezioni, che in realtà non è un vero e proprio corso, ma io lo chiamo un workshop, perché è diviso in due parti, una prima parte teorica e una seconda parte invece fatta di role play in aula, quindi di esercitazione proprio sull'argomento specifico. È una giornata, un one day, che è stato così un po' creato qualche anno fa. Il merito è di Vincenzo Lettieri, che all'epoca era BD della Toscana, e mi ha detto: dobbiamo andare a Firenze a fare un corso sulla gestione delle obiezioni. Non esisteva nulla in Remax, e ho imbastito su una giornata, insomma, sfruttando un po' le conoscenze e le esperienze dirette, ed è uscita una bella esperienza, perché la prima giornata, la prima edizione, avevamo 60 persone in aula, poi abbiamo dovuto, c'era anche Andrea, e abbiamo dovuto poi ovviamente tagliare, perché dobbiamo farli con un numero più limitato per poter fare anche un role play più specifico e più efficace. Okay. E, ecco, questo è l'altro corso. Vabbè, poi non lo so se si può anticipare, però non vorrei rovinare la sorpresa al presidente la prossima settimana. Mi assumo io tutto. Assumo la responsabilità. Io negli ultimi mesi ho lavorato molto a stretto contatto con la sede per il nuovo programma di formazione che dovrebbe, perché è ancora in fase decisionale, comunque è uno step sicuramente avanzato rispetto al career, ed è un nuovo programma, però non dico il nome perché così poi lo svelerà Dario la prossima settimana. E un'ultima cosa, se mi consenti di dire, perché giustamente io ho detto faccio l'agente immobiliare, sono in Remax, però sentendo anche Andrea, mi è venuto in mente che io sono anche un agente immobiliare, cioè il mio lavoro non è fare il formatore, lo dico sempre all'inizio di ogni corso. Quello che porto in aula, come anche Enrico, Andrea ed altri, è soprattutto l'esperienza. Quindi io non vivo di formazione, non sono un formatore, sono un agente immobiliare a cui piace ogni tanto stare anche in aula. E condivide l'esperienza, bravo. Sì. Enrico, invece tu, oltre al career, che altri corsi eroghi? Sì, intanto mi collego a quello di Michele, che dice Michele che la cosa più bella dei corsi in aula è anche proprio la condivisione delle esperienze, quelle che portiamo noi e quelle che riceviamo da chi è in aula con noi. Io ho la fortuna, ieri, oggi e domani, di essere tornato in aula per il career, e non vi nascondo che è bello, perché veramente stiamo creando un bel clima, stiamo crescendo uno con l'altro, cosa che purtroppo su Zoom diventa complicato, secondo me, molto molto complesso. Io, oltre al carriere, mi occupo del corso per assistenti d'ufficio, quindi insieme a Paolo Ghedini facciamo due giorni di corso, lui si occupa della parte tecnologica, io della parte di procedure d'ufficio, le procedure a seguire in ufficio, vado quindi a formare tutte le nuove assistenti d'ufficio che entrano nel mondo Remax, quindi le nuove agenzie fondamentalmente. E poi ho fatto in alcuni casi dei corsi di Maximizer per alcune agenzie che me l'hanno chiesto, che è il nostro gestionale. Non c'è un corso vero e proprio, mi hanno chiesto alcuni interventi d'accordo con la sede, li abbiamo fatti in passato. Ecco, magari ho collaborato anche perché ho collaborato molto con la sede per tutto quello che è la tecnologia. Sei stato uno dei beta tester, chiamiamo così, che hanno aiutato la sede Poi diciamo che non tutto quello che i beta tester hanno consigliato è stato applicato a pieno, però sì, io nascevo, prima mi occupavo del corso di A-List, che era il gestionale prima, ho lavorato in informatica, in teoria qualcosa di computer dovrei capirne, ma hanno coinvolto e mi coinvolgono ancora in tante novità tecnologiche per testarle, dare la mia opinione, eccetera. Ok, chiarissimo. Andrea, tu invece, oltre al career?
No, io ho iniziato a fare il formatore Remax con il corso Facebook, quindi tengo anche il corso Facebook, perché nelle aziende normali è come quando si andava a scuola, no? Che c'era la migliore della classe che si nascondeva per non farti copiare, maledetta lei, mi ricordo. Invece in questa azienda dove la condivisione è la base di tutto, hanno visto che comunque facevo qualche risultato, ha detto perché non imbastisci un corso specifico per acquisire e vendere con Facebook, e è nato il corso Facebook. Poi ha visto che comunque da anni non ne facevo abbastanza, mi hanno fatto fare anche career, quindi perché fino a qualche anno fa, fino all'anno scorso, Facebook e i sistemi elettronici sembravano quasi lontani da noi. Ora un po' si sono un po' riscoperti tutti, gota di internet, gota di Facebook. Io posso dire che Facebook lo utilizzo ormai da 3 anni e mezzo, 4, con i risultati che comunque sono visibili un po' a tutti. Ecco, non amo la celebrazione, però posso dire che oggi sono uno dei massimi esperti nel campo immobiliare, perché poi tutti qualunquisti, tutti eccetera, cioè, però nel campo immobiliare, come si fanno i post, quando si fanno i post, come si gestisce una pagina Facebook, va poi è alla base di tutto. E quindi posso dire che sono uno dei massimi esperti sul discorso dell'applicazione nel campo immobiliare a Facebook. Ecco. Magari poi dopo entriamo un attimino nel dettaglio, ci dai qualche chicca, qualche idea. Quindi Michele, torniamo alla gestione delle obiezioni, quindi quel workshop più che un corso. Come insegni a gestire le obiezioni? Quello che si può dire, quello che si può insegnare in questa piccola live? Com'è che si insegna a gestire un'obiezione ad un professionista? Allora, io intanto parto da un presupposto. Quello che normalmente vedo fare, ho visto fare da diverse scuole di formazione di agenti immobiliari in Italia, è stato quello di prendere, codificare tutta una serie di obiezioni che spesso noi troviamo sul campo tutti i giorni e studiare poi a fianco delle frasi, delle risposte per gestire quelle obiezioni. E devo dire che anche come Remax avevamo un po' questa impostazione, perché nel vecchio corso Quick Start, che era diciamo il papà dell'attuale carriera, c'era una parte proprio dove erano codificate tutte le obiezioni e c'erano poi le risposte successivamente. Io sono partito da un presupposto diverso. Io non riesco, quindi non voglio, cioè voglio essere chiaro, non è una critica verso niente, nessuno, ma io non riesco a ripetere a pappagallo cose che non sento mie, quindi per me sentire l'obiezione, leggere la frase, imparare la memoria e ripeterla quando magari non sono convinto non era nelle mie corde. Per cui ho pensato a un qualcosa di diverso, cioè a un sistema, diciamo che poi sono sostanzialmente due strategie, per gestire le obiezioni. Qualsiasi obiezione venga fatta, quindi non perdiamo tempo a codificare le obiezioni, ma vediamo quali possono essere due strategie, due sistemi, due metodi efficaci per gestire qualsiasi tipo di obiezioni, volendo anche al di fuori dell'ambito immobiliare. Quindi se vuoi utilizzarli con la moglie, con il marito, con qualcun altro, funziona anche in quel caso lì. Per cui due sistemi, uno diciamo serve per prevenire le obiezioni, che è quello che piace più a me, e l'altro è per gestire le obiezioni con una tecnica molto specifica. Io, se entro nel particolare, diventa troppo lungo secondo me, però mi adeguo, insomma, dimmi tu. Però, non ho capito, chiarissimo. Fate anche dei role play durante, nel senso, una volta che magari spiegato quale potrebbe essere la tecnica, dei confronti, degli esempi, delle prove? Sì, assolutamente, la giornata è strutturata proprio in questo modo qui, la prima parte è una parte diciamo teorica, perché comunque un po' di informazioni, un po' a me piace lavorare anche un po' sotto l'aspetto diciamo di atteggiamento mentale, non voglio dire psicologico perché io non ho le competenze per affrontare diciamo l'ambito psicologico, mi piace più parlare di atteggiamento mentale. E quindi vediamo quella parte lì inizialmente, e poi la seconda parte, che è il pomeriggio, proprio facciamo esercitazione, allenamento, perché
imparare e applicare subito credo sia la forma migliore di apprendimento per un adulto. Perfetto. Oh, prima di passare un attimo a Enrico, facciamo qualche saluto perché mi sembra d'obbligo. Vi stanno salutando, magari sicuramente sono stati i vostri corsisti in aula, quindi Annika Bresciani, sicuramente conoscerete, qui non lo vedete ma l'ho visto io, sicuramente conoscerete Emanuele Cadei, penso che lo sicuramente, sicuramente c'è anche Andrea Orsi, c'è Claudia San, insomma, siamo intanto ci stanno seguendo, quindi fate pure le domande che noi eventualmente se avete qualche curiosità facciamo, le propongo io ai miei ospiti. Torniamo un attimo a Michele, anzi scusa a Enrico, quindi per capire un po' magari qualcosa nel dettaglio. Tu quindi ci hai spiegato che fai career, assistente d'ufficio, magari anche qualcosa di tecnologia. C'è magari uno di questi corsi che ti lascia qualcosa di più o che ti dà più soddisfazione magari quando finisci la giornata o le giornate? No, non ne ho un preferito onestamente, ho dei corsi, diciamo quel singolo corso che preferisco magari a quello fatto il mese prima, lo preferisco semplicemente se percepisco che ho ottenuto dei migliori risultati, e i risultati li percepisco quando vedo che la gente ha voglia di applicare quello che abbiamo visto insieme. Poi il risultato buono di un corso lo si vede nei giorni dopo, nei mesi dopo, nelle settimane dopo, se viene applicato quello che abbiamo visto. Quindi no, non ne ho un preferito, la mia speranza è sempre quella di far passare il più possibile i concetti che hanno insegnato a me, le mie esperienze, e che le persone riescano a crescere, a migliorare, a fatturare di più, a guadagnare di più. Però se devo dirti un preferito in particolare, no. Sono diversi, sono molto diversi. Certo. L'assistente d'ufficio è molto diverso dal career, come molto diverso da quello della tecnologia. Quello sulla tecnologia, quando l'abbiamo fatto, è molto più complesso perché è qualcosa di un po' più freddo. È come far applicare la tecnologia che abbiamo al mercato immobiliare. È un po' più complicato, quindi sono proprio diversi uno dall'altro. Certo. Capita spesso che magari finito il corso, magari a distanza di qualche settimana, vi scrivano qualche messaggino. Ho fatto quello che tu mi avevi detto, mi ha portato i risultati, sì. Grazie. Sì, è la cosa più bella da ricevere come news. Perché a me che a fine corso mi facciano i complimenti, certo interessa, per carità, mi piace, eccetera, però è la cosa che mi interessa meno rispetto a che dopo 3 settimane mi dicono ho preso un incarico, ho fatto una vendita, ho fatto un ribasso grazie a quello che ho imparato al corso, quello che ti hai spiegato al corso, però è una soddisfazione totalmente diversa. Come diceva Michele, anch'io faccio l'agente immobiliare, non faccio il formatore di professione, non lo faccio per una questione economica di formare, lo faccio perché a me hanno condiviso tanto gli altri, hanno insegnato tanto e mi fa piacere poter ridare quello che Michele o altri hanno fatto con me. E poi c'è sì una soddisfazione personale a vedere che sei utile, che qualcuno apprezza quello che hai fatto, quello sicuramente. Oddio, il pre-Covid girare anche l'Italia non era male, Esatto, non era male, esatto. Non era male anche adesso essere qua a Brescia, uscire un po' dalla routine, conoscere un sacco di colleghi, le loro esperienze, le agenzie, le altre agenzie, questo mi piace molto. Oltre a fare il proprio corso, è proprio la conoscenza delle persone che fai in aula, che è una cosa spettacolare. Tra l'altro Leonardo Gestri scrive, primo career con Enrico, gestione delle obiezioni 2 anni fa a Pisa con Michele e 3 giorni fa a Facebook con Andrea, quindi ti ha fatto tutti. Fatto tutto. Come diceva anche Enzo, mi sono fatti tutti. Il libretto universitario è pieno. Poi vuoi mettere, tempo fa in formazione c'era un libretto universitario della formazione dove a te a fine corso dovevi mettere la firma che avevano fatto il corso col timbro. Io la prima volta che l'ho fatto mi sono fatto fare una foto, l'ho mandata a mia mamma dicendo oh, finalmente timbro io dei libretti universitari. C'era una soddisfazione personale dopo aver preso una marea di voti non brillantissimi in università, c'era una soddisfazione a farlo. Però me ne intrusinerei, Ecco, spero che nei nuovi percorsi che faccia la sede ci sia ancora un posto per noi, perché è un'esperienza che mi ha accresciuto, mi sta facendo crescere e spero abbia fatto crescere anche gli altri, spero di poter dare ancora il contributo come vogliono e come meglio credano. Okay. Ma scusa Luca, una cosa al volo, Enrico Carugo è un po' modesto, non dice che il suo corso preferito è quello degli assistenti d'ufficio e noi lo sappiamo bene che lui su quel corso lì dà il meglio di sé, quindi rimarrà a vita credo coinvolto in quello.
Michele, è su Zoom il corso, non ti preoccupare. È l'unico corso che mi manca. A me è l'unico corso che mi manca. Verrà in presenza prima o poi. Però dai. Io vorrei sapere, scusate, io vorrei sapere perché ogni volta che c'è un corso di assistente in ufficio mi arriva il modulo di iscrizione di Michele e di Andrea. Non ci fanno mai partecipare, Michele, ma come? Niente, zero. Neanche con la parrucca, niente, non c'è verso. Prima di passare ad Andrea, io vi faccio una domanda. Non si vede chi l'ha scritta, però vediamo chi la indovina, chi è l'autore. Belli e bravi tutti, oddio, Enrico a parte. Lo so. Pier, ma anche qua deve esserci Matricardi. Cioè, io non lo reggo più, quell'uomo. Veramente non lo reggo più. Poi scrive, è apparso un primo messaggio di coming out di Ingioioso, ma poi è sparito. Gli avevo detto se voleva fare la carambata, però ho detto no, lasciamo. Eccolo qua, se pareva. Però c'è, è presente, quindi occhio. Allora, Andrea, invece abbiamo parlato di Facebook. È talmente importante fino a che è stato creato un corso per acquisire su Facebook. Quanto appunto è importante in questo momento per un agente immobiliare saper lavorare e quindi sfruttare Facebook per acquisire? No, oggi direi che è fondamentale. Con il Covid ce l'ha fatto rendere conto, ci ha fatto fare dei passi da giganti. In Remax abbiamo fatto miliardi di cose rispetto agli altri, siamo avanti anni luce e questo ci ha permesso anche quest'anno, oltre allo scorso anno, di non perdere terreno, anzi di guadagnare sugli altri e quest'anno di fare un'altra annata incredibile. Quindi non si può prescindere da non essere sul discorso Facebook, sui social network, piuttosto che Instagram, TikTok e quant'altro, quindi è fondamentale. Volevo fare un appunto anche io con il discorso di allacciarmi quello che dicevano Enrico e Michele, che sono anch'io un consulente immobiliare, però adoro stare in aula. Io la carica è stancante, perché vi posso garantire, su Zoom è ancora più stancante, ma quando siamo in aula, Enrico e Michele possono dirvelo, sono veramente, ti succhia l'anima stare in piedi, parlare 7-8 ore e quant'altro, però poi alla fine io sono veramente molto più carico rispetto a quando poi ho finito, quindi mi danno, cioè do informazioni però ricevo una carica incredibile, mi ricarico quando sono in aula e amo stare con gli altri, dare un po' di idee, di spunti, essere d'aiuto agli altri, che poi quello è la cosa fondamentale. E dico sempre, guadagnerei di più a stare a casa. Invece proprio il discorso della formazione è una cosa che mi carica, ecco, oltre a dare la soddisfazione. Penso che anche Enrico e Michele siano stanchi. Non ho mai visto dei due andare via ballando quando sono fatti 3 giorni di aula piene in continuo. E niente, per il discorso Facebook appunto non si può prescindere da non essere sul quindi nel tuo corso cosa nel mio corso praticamente è un corso che inizia dalla gestione della pagina e del profilo, che sono due cose separate, e poi si entra più nel metodo di come fare le sponsorizzate, di come fare pubblicità sui social network, poi, che è quella cosa più importante. E do anche ogni tanto inserisco anche un po' qualche nozione di career, perché è importante, si lega molto in modo stretto, si chiama la differenza fra online e offline, però oggi diciamo che le due situazioni sono collegate e si sovrappongano. Anche perché poi, vedi, sui social network te sei a pranzo, fai la foto del piatto e quindi l'online e l'offline quasi sparisce. Le persone sono su Facebook, sono sui social network e te non vai solo a incrociare quelle persone che cercano casa o vogliono vendere casa e quindi vanno sui portali. Te con i social network entri in casa delle persone tutti i giorni, più volte al giorno. E quindi riesce ad avere un coinvolgimento maggiore, gente che ti fa segnalazioni, gente che poi tagga le altre persone sugli annunci. E a proposito di annunci, è una parte anche particolare come si fanno gli annunci, quindi come vengono pubblicate e quant'altro. Quindi è un corso abbastanza strutturato che dura una giornata, è molto intenso. Nel frattempo stanno scrivendo appunto che hanno fatto corsi online, ci stanno seguendo broker anche mentre sono in vacanza, quindi saluto Alessandro che si è collegato nonostante sia in vacanza. Poi ho intravisto un messaggio di Pierre che anticipa una domanda che volevo farvi io. Innanzitutto leggiamo questa. Noi ridiamo e scherziamo ragazzi, ma se è così dopo tanti anni significa davvero tanto. We are Remax e anche questo. Questi e quelli visti sono i formatori che portano avanti tutto ciò, sono ieri, l'oggi e il domani, tutto il resto non conta.
Grazie mille. E questa domanda, o meglio, questo messaggio è una domanda che volevo farvi io. Il vantaggio dei corsi erogati da agenti immobiliari top producer, secondo me, rende la formazione credibile agli occhi di noi studenti. Sono perfettamente d'accordo con te, Pier. Infatti volevo chiedervi, ragazzi, quanto è importante che il formatore sia uno che tutti i giorni fa quel lavoro, quindi magari non un esterno che è bravo da un punto di vista di comunicazione, ma che pratica il mestiere che sta insegnando. Per me, per me è fondamentale. Una cosa è avere l'esperienza sul campo, una cosa è averla letta, studiata e poi trasferirla in aula. Poi magari sbaglierò, però non so cosa pensano i miei colleghi, però per me è fondamentale. D'accordo anche perché il mercato immobiliare è in continua evoluzione, sia come andamento che come anche modo di lavorare. Pensate da inizio pandemia ad oggi come è cambiato anche la presentazione degli immobili. Cioè abbiamo fatto un'evoluzione molto, molto veloce, noi Rema soprattutto, ma anche altre realtà. Ed essere sempre sul campo permette di capire come pubblicizzare l'immobile in modo diverso, ma anche quello che le persone vogliono e pensano, perché anche quello che le persone desiderano, l'esigenza delle persone è cambiata tantissimo negli ultimi anni. Pensate alla velocità con cui vogliono le informazioni. Una volta era tutto molto più lento. Oggi le informazioni che vogliono le devi rispondere in 3 secondi. Sono abituati ad Amazon, che fai l'ordine adesso e dopo 2 ore ti arriva la spesa in casa. Quindi l'agente immobiliare è molto più preparato rispetto a chi non fa questo lavoro sulle novità. Chi non fa questo lavoro e fa formazione immobiliare le vedrà quelle novità, ma arriva dopo. E poi non può avere la stessa esperienza di chi è sul terreno, sul campo tutti i giorni. Sì, anch'io penso, ho ricevuto molto di più dai corsi seguiti io da agenti immobiliari che dai corsi che ho seguito da formatori, che mi hanno dato sì tanti concetti, ma concetti generici, non legati per forza al mercato immobiliare, legati a un discorso assistenza, consulenza, vendita. Ma quando parliamo di consigli, corsi legati proprio al mercato immobiliare, ho appreso soprattutto da chi fa questo lavoro, quasi totalmente. E quindi lo ribalto al contrario. No, dal mio punto di vista... Io, se posso, Michele, io il 90% della mia modalità lavorativa io l'ho imparato a un corso di Michele. Ho guadagnato tanti soldi applicando quello che mi ha spiegato Michele. Una volta gliel'ho mandato un messaggio. Ho detto, Michele, ho applicato quello che te mi hai suggerito. Ho fatto 3 vendite in un mese. Un mese sì, dopo il corso che ho fatto con lui. Ma manda anche un bonifico oltre che al messaggio. Mi guarda. Comunque hanno detto bene loro e io sono pienamente d'accordo. Io per coerenza mia non riuscirei mai a dire a una persona di fare una cosa se io prima non l'ho provata e non l'ho fatta io direttamente. Magari è un mio limite, è un mio difetto, per cui non potrei mai insegnare cose che io non ho provato direttamente. Quindi sono d'accordo. Infatti il buon Pierre prosegue. Solitamente si dice che chi non fa insegna. Voi rappresentate esattamente il contrario. Quanto ritenete importante per i newcomer? Ricordiamo, perché magari per chi non fa parte della rete Remax, i newcomer però sono i rookie, diciamo le nuove leve che sono entrate a far parte della... Intanto Luca, essendo una domanda seria, non l'ha fatta Pierre, c'è qualcuno che usa il suo profilo perché mi sembra palese. L'hanno creato. Già che parlavo inizio a rispondere io. Intanto, oltre a Michele, mi collego al corso di Andrea. Io qualcosa di social capisco, qualcosa mi interessa, non sono a livello di Andrea, ho seguito il corso di Andrea, ma ha cambiato alcune cose lavorative, e perché Andrea le applica e quindi poi riesce, applicandole, vedendo che funziona, io le ho copiate. Per i newcomer, secondo me, è importante vedere che non è impossibile fare questo lavoro, che persone normali, come siamo noi tre, possono ottenere dei risultati applicando un metodo, e noi siamo la prova tangibile che applicandolo dei risultati arrivano, di buon livello e costanti nel tempo. Quindi è un'iniezione di fiducia per un newcomer vedere che sono cose semplici, pratiche, applicabili e che portano dei risultati. Io aggiungerei anche economiche. È vero. Aggiungerei anche economiche, nel senso perché poi i newcomer devono... Sì, scusa. Michele, perdonami. Non volevo interromperti. No, finito, posto. Se posso, direi anche questo, che il newcomer senz'altro è importantissimo
Io se fossi, cioè se torno indietro e mi ricordo la mia formazione degli anni 90, vabbè, dai, è da sorridere, non c'era formazione. Quindi avere una partenza con qualcuno che ti può soprattutto dire non solo quello che devi fare, ma soprattutto quello che non devi fare, quindi evitarti gli errori, evitarti, io credo sia fondamentale. Cioè, se io avessi iniziato a fare agente immobiliare con una formazione così, penso che avrei ottenuto ancora molti più risultati. Poi comunque vorrei anche dire attenzione alla formazione, perché ci sono, quando tu vedi delle scuole di formazione o dei formatori che un anno, due, tre, quattro dicono sempre le stesse cose, capisci già che non sei sulla strada giusta, perché io penso al career che facevo anche solo due anni fa o tre anni fa e quello che faccio oggi, pur mantenendo lo stesso manuale, gli stessi contenuti, quello che trasmetti è diverso, perché è quello che diceva Enrico prima. Quindi per me, l'evoluzione, cioè il fatto di evolvere la tua formazione è proprio un arricchimento, e consiglio a tutti almeno una volta all'anno di ritornare in aula e in questo caso fare il career. Una volta fatelo con Enrico, una volta fatelo con Andrea, se volete con me, Paolo, insomma con chi altri, ma una volta all'anno secondo me dovrebbe essere proprio standard nell'agenda di un consulente. Io ne ho fatti 13, 13 con 13 formatori diversi, quindi... Però se te non apprendi velocemente, quello è un altro problema. Comunque Enrico, sono convinto che anch'io che abbiano hackerato il profilo di Pier, perché ha fatto un'altra domanda che adesso la propongo. Innanzitutto vi saluta Stefano Filastò. Grazie. Stefano è insieme... Stefano è stato il mio maestro, lui è il maestro, primo carico che ho fatto, lui è veramente... Anch'io il primo carico che ho fatto con Stefano, anch'io. Stefano fantastico, fantastico, veramente. Lui è il maestro. Io mi ricordo la prima frase del mio primo carico con Stefano. Disse questa frase qui, era a sedere in prima fila, perché sono sempre in prima fila proprio perché sono duro di comprendonio, perché questo è un lavoro che funziona così: acquisisci e vai in ferie. Questo, porca puttana, è il mio lavoro. infatti si è abbronzato. Infatti, no, ma poi non vedo niente, nel senso, ovviamente l'acquisizione è importante, però mi ricordo queste parole: acquisisci e vai in ferie, poi è nel mio mondo. Fantastico. Beh, Luigi dice: rimas tutta la vita, la qualità, la profondità, l'utilità della formazione interna, basta già solo questa per entrare nel gruppo. Poi ci saluta Daniele Albanese, buongiorno a tutti, una diretta con personaggi unici, complimenti a tutti. Il grande Alfonso Cassarino conferma, esatto, un carriera all'anno. E qui arriva il buon Pier. La precisione e a volte l'intransigenza di Michele, la simpatia e l'espansività di Andrea, il rispetto dei valori umani di Enrico, cioè un poeta. Come fare ad apprendere da tutti se non seguendo il carriera di ognuno? Lo considereste? E qui avete già risposto. Quindi se volete divertirvi andate da Andrea, se volete così un approccio umanistico andate da Enrico, se volete uno che vi spacca le palle dovete venire da praticamente era il sumo, diciamo, della... Ragazzi, e comunque scusa, io ho fatto il carrier con Pierre, ho fatto anche il carrier con Pierre io per altre volte, che ci aveva le sue... Io, Andrea, ho avuto Michele Zampieri come in aula a seguire un mio corso sulla tecnologia. A un certo punto l'aula faceva casino e io ho tirato fuori quello che fa lui in aula. Ho detto: guardate, io vi spiego le cose, se vi va bene sono così e ascoltate, se no io domani piglio il treno, torno a casa, arrivederci, grazie, fate quello che volete. Lui dall'altro lato vedevo che guardate, faceva così, bravo. E come tiene l'aula Michele? Io dopo che l'ho detto l'ho guardato. Adesso non si scrive più nessuno con me. No, io ho preso un cazziatore da Michele, ve lo giuro, che stavo guardando il cellulare, dice, ma mi ricordo sempre, ero in Remax Italia, mamma mia, che c'è 30 persone dietro, ho detto, ma che figura di merda, ha ragione. È austro-ungarico, non è venuto Michele, è austro-ungarico. Henry, siamo in chiusura, così puoi riprendere il tuo carriere a proposito. Allora, leggo le ultime cose. Luigi, bravissimo Andrea Minuti, l'economicità non è un fattore da sottovalutare. Chi fa l'imprenditore sa benissimo le migliaia e migliaia di euro che si rischia di bruciare inseguendo sogni. Qui invece abbiamo concretezza, efficacia e accessibilità. Numeri uno.
proprio riferimento al discorso che appunto chi voi docenti siete gente che lo fa tutti i giorni. Beh, risponde Stefano, voi siete i veri maestri. Angelo Minavelli vi fa complimenti, top di Remax. Una domanda velocissima, poi vi lascio andare. Perché avete deciso di fare, oltre ai consulenti, quindi fare anche sul campo l'attività di agente immobiliare, diciamo sottrarre tempo alla produzione e fare formazione? Posso rispondere Enrico, io o fare tu Enrico se devi uscire. Ma no, guarda, vai Michele. Sono velocissimo. Io mi sono ritrovato, ti dico sinceramente, un po' per caso. A me piace molto la formazione, io ho speso decine e decine di migliaia di euro nel fare io formazione e non solo immobiliare. Quindi sono un appassionato, ecco perché oggi posso anche permettermi di, guardando il panorama dell'attuale situazione formativa in Italia, proprio per gli agenti immobiliari, posso anche permettermi di esprimere delle opinioni, perché so benissimo cosa vuol dire spendere tanti tanti soldi e soprattutto individuare quelle che sono le scuole migliori o le persone migliori a cui affidarsi. Io mi sono ritrovato un po' per caso, un giorno Riccardo Bernardi, all'epoca nel 2006 responsabile della formazione, mi disse vogliamo riportare i corsi interni con formatori interni a Remax e non più esterni, ed era perché era stata affidata per un momento, per un periodo all'esterno, ti andrebbe di farlo, ma ho detto guarda io non so neanche da che parte iniziare, però se vuoi sì, e da lì io mi sono ritrovato e la cosa poi mi ha sempre più appassionato e mi è piaciuta, per cui da 15 anni continuo. E vorrei aggiungere solo una cosa e poi lascio la parola ai miei amici. Io vorrei anche dare un messaggio per quanto riguarda la formazione interna di Remax, perché vedo un proliferare continuo di nuovi formatori, pseudo formatori, eccetera, eccetera, all'esterno. Per me c'è spazio per tutti, ognuno può fare quello che vuole, può spendere i soldi suoi dove vuole, nessun problema. Ma io ho una certezza granitica. Chi entra in Remax e chi fa la formazione della University Remax, anche solo il corso Career, okay, per una persona che inizia e che applica passo passo, può già fare 100-150 mila euro di fatturato senza bisogno di nient'altro. Quindi dico attenzione ai soldi spesi di qua e di là, destra e sinistra. Qui in University c'è una formazione di alta qualità fatta, vabbè adesso io pare che, fate finta che io non sia nella University, lo dico proprio per quello che ho visto in questi anni. Andate a fare i corsi non con me, andate con gli altri, ma qui c'è la formazione che è più che sufficiente per fare una buona e sana produzione. Poi per crescere si può sempre crescere e fare altro anche altra formazione. Standing ovation per te Michele. È quello che penso. Possiamo Grazie. Aggiungere altro, la vedo difficile aggiungere altro. Esatto. Io ho iniziato a fare formazione perché me l'hanno chiesto, nel senso che Remax aveva chiesto chi voleva occuparsi del corso sulla tecnologia, il mio broker mi ha detto perché non ti candidi, visto che nasco appunto lavorato in informatica, è una passione e davo una mano in ufficio su quell'ambito lì. Ho provato a dirlo, ho detto va bene, e ho scoperto una passione, perché adesso è diventata una passione, mi piace un casino ed è una passione, lo faccio perché passione. Come dice Andrea, finisci 3 giorni di corso, sei distrutto. Perché fate conto che è come gestire per 3 giorni le obiezioni di 30 persone. Sono 30 persone che per 3 giorni ti fanno obiezioni. Quindi è faticoso, però è una grandissima passione. Quindi sono entrato, tra virgolette, per caso, un po' come Michele, e da lì farei fatica a non farla un po' alla volta, un po' ogni mese, ogni 2 o 3 mesi, quello che è. Ti stanno evitando in Sicilia, così ti recuperi, così ti riposi, ti riprendi. Danilo Bonomi. Ragazzi, l'unico problema della formazione è che sono, in alcune zone soprattutto, 2 o 3 chili a corso. Perché se io penso a Roma, con Pennacchi, con Filastò, io Pennacchi ed Andrea abbiamo fatto una cena a Roma che negli annali è rimasta, è cioè una roba storica. Se penso alla Sicilia, se penso all'Abruzzo, cioè
L'unico problema della formazione è quello, che poi sei a dieta una settimana. Però è bello anche quello, veramente. Fai delle serate stupende. E sposo totalmente quello che ha detto Michele. Siamo spesso alla ricerca di qualcosa in più di quello che abbiamo già con semplicità. Questo in generale nella vita di tutti i giorni, ma nella formazione uguale. Abbiamo qualcosa di semplice, diretto, economico, e cerchiamo per forza qualcosa di totalmente diverso senza sfruttare quello che abbiamo facile a portata di mano. Andre? Sì, anch'io ci sono entrato per caso con il corso Facebook. Ora non ne posso, è quasi veramente una droga, non ne posso fare a meno. A parte cene a parte, lasciamo perdere. Quindi quando parlavo di economicità era riferita a quello più che altro, perché poi i newcomer sono persone, magari anche ragazzi giovani o persone che non hanno una grande disponibilità economica da investire, bisogna fare con quello che abbiamo, nel senso, quindi anche nei corsi insegniamo quelli che sono i metodi semplici, con risultati che sono oggettivi e non soggettivi, che danno la possibilità a tutti di fare risultati, quindi anche se poi si va a vedere i vari top producer sono persone magari normali, anche perché abbiamo tutti una testa, due gambe, due braccia, e sono persone che applicano un metodo, che è il metodo poi che insegniamo nei career. In 3 giorni di career ti insegniamo a non fare, come diceva Michele, gli errori che abbiamo fatto, e quindi il tesoro delle persone che fanno il career è quello di avere a disposizione persone che hanno già sbagliato e dicono che di non fare determinate cose e di farne altre che sono poi quelle più produttive. È una grande fortuna, secondo me. Dice, vai, prendi, vai, ti diamo già una macchina con il piano e la patente. Quindi è un'ottima cosa. Risposta secca all'ultima domanda, poi ti lascio Enrico, che fa sempre Pierre. Sono perso. Ultima domanda. Quante volte vi è capitato di entrare in aula convinti di insegnare qualcosa e ne siete usciti convinti di averne imparato molto di più? Beh, praticamente sempre. Sì. Io sono convinto di entrare in aula di non di insegnare, di dare dei concetti, di condividere l'esperienza, di far crescere magari chi è in aula, ma sono sempre convinto di portare a casa qualcosa e molte volte anche di più. Sì, sempre. Io sono cresciuto in modo esponenziale a stare in aula. Veramente, anche dal discorso della dialettica, di quello che dico, di come lo dico, forse anche perché ho obbligato a dover studiare, approfondire qualcosa in più da erogare, e quindi ho avuto anche un miglioramento personale e professionale a stare in aula, posso, oltre appunto alla carica che mi danno le persone che sono in aula. Ragazzi, io avevo promesso... Ah, scusami, vai Michele. No, scusa, velocissimo. Mi ricordo proprio soprattutto i primi anni di aula e di formazione, io ho migliorato il mio livello proprio professionale tantissimo. Quindi è vero, sì. Quindi è vero quello che dice Pier, che anche lui ha fatto il formatore, quindi sicuramente lo dice perché anche lui l'ha provato. Oggettivamente era un gran bel formatore, era molto in gamba. Adesso è dedicato ad altro, a far crescere la sua agenzia, ma... Molto, e per anni la formazione sulla tecnologia l'abbiamo fatta io e Pierre, ci alternavamo, è da lì che siamo diventati compagni di merende. È vero, anche lui è un ottimo formatore. Io ti avevo promesso che a 45 ti avrei lasciato ritornare a fare il carriera. Sì, perché ho l'aula che mi aspetta, e da esatto. Juan Zampieri ho detto, io a 45 inizio, chi c'è. Però ci devo essere io, perché sennò... Bravo, vai. Io sono io vi ringrazio, è stato una... che sto infamando Enrico perché è la prima volta che sta facendo un corso in aula, rosico, ma veramente sono veramente ecco, sto rosicando. No, ma Andrea, con la massima sincerità, è molto meglio fare i corsi su Zoom rispetto all'aula, si sta meglio su Zoom. Ma vai a cagare. Comunque dice Pier, oh, sono mica morto, ci sono ancora. Sì, lo so che non è morto, lo so bene che non è morto. Ragazzi, grazie veramente per la disponibilità, è stata una bellissima diretta, spero che sia piaciuta anche a voi che ci avete seguito, quindi la potete rivedere sul gruppo Destination, su LinkedIn, sul mio canale YouTube, quindi chi magari non l'ha vista la può rivedere quando vuole. Vi aspetto giovedì prossimo, parleremo ancora di formazione e questa volta entreremo nel vivo della Euremas Franchise, quindi il corso fondamentale per i nuovi broker, e come ospiti avremo Raffaele Bisceglia e Stefano Filastò. Quindi grazie ancora a tutti voi che ci avete seguito, grazie a Enrico, grazie a Andrea e grazie a Michele, e ci vediamo alla prossima. Grazie a te, Luca, grazie. Ciao, ragazzi. Un abbraccio. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao.